Lascio la parola a Rita Bressa, presidente delle Comusali Saganis, che ci illustrerà questa nostra serata. Grazie. Buonasera a tutti, inizio già da subito perché parleremo un po' e quindi ci vorrà un po' di tempo. Io sono Rita Bressa e sono presidente delle Comusali Saganis che ha organizzato queste serate. Per chi c'è già stato, beh, queste nostre serate, ben ritornati. Per chi non è mai, è la prima volta, e noi organizziamo già dall'anno scorso alcune serate online. Per la presentazione del nostro territorio, e vedete alle mie spalle una parte del nostro territorio che questa sera ho voluto mettere uno sfondo diverso proprio per farvi immaginare di camminare, di entrare in questo nostro bellissimi luoghi in cui noi viviamo e che ci auguriamo che anche voi veniate ad visitare. E vi parleremo, vi abbiamo parlato e vi parleremo di tanti argomenti che riguardano l'ambiente in particolare, ma anche quello che si trova in natura, quello che viene prodotto su questo territorio. Proprio per parlare di quello che viene, le produzioni di questo territorio tipiche, tradizionali di un tempo, ma riportate ad oggi. Questa sera abbiamo con noi Claudio, che è un produttore della cipolla rossa di Cavasso, un prodotto che da molti anni viene coltivato, da tantissimi anni viene coltivato a Cavasso, che in questi ultimi periodi, questi ultimi tempi, è stato ripreso, è stato riprodotto, quindi e non più con una lavorazione solo domestica, solo per la casa, ma anche con una lavorazione per la vendita. Infatti è diventato, poi ci dirà, Claudio ci racconterà anche un po' quello che è stato il percorso che loro hanno fatto come produttori di cipolla. Produttori di cipolla che adesso è molto apprezzata ed su un po' in tutta Italia, credo. Quindi grazie, e anche un bel lavoro che hanno fatto. Loro, l'Associazione Produttori di Cipolla, è un socio dell'Ecomuseo, come sono soci dell'Ecomuseo anche altre realtà del territorio, come la Pitina ed altre realtà del nostro territorio, che stanno valorizzando dei prodotti tradizionali di questi nostri comuni montani, pedemontani. Vi ringrazio, non mi dilungo ancora di più, vi ringrazio ed buona serata ed buona serata dall'Ecomuseo. Ringrazio solo un altro ringraziamento a Claudio, che è qui, anche le nostre aganette qua, lagane, noi siamo l'Ecomuseo di Saganis, che vi seguiranno in questa serata, Chiara e Margherita, che sono il nostro staff sta lavorando con noi per fare sì che questi incontri, ora in online ed più avanti fisici sul territorio, si possano realizzare. Grazie a tutti e buona serata. Io mi chiamo Zambon Claudio, sono un produttore di cipolla rossa di Cavasso Nuovo, faccio parte dell'associazione produttore di cipolla rossa di Cavasso Nuovo e vi racconto la storia della cipolla in pratica. In pratica questa cipolla è sempre stata nel nostro territorio coltivata dalle nostre nonne nei loro orti per uso domestico, ma anche per integrazione di reddito per la famiglia, insomma, perché oltre ai prodotti di cipolla e altri ortaggi venivano coltivati agrumi, sespe, mele, e queste nostre nonne le coltivavano e poi andavano a venderle nei vari paesi del Pordenonese. Ogni famiglia si prendeva un territorio di vendita, faceva confidenza con queste persone con cui andavano a vendere questo prodotto, la cipolla, dopo essere coltivato, intrecciato e fatto asciugare. Partivano col carretto, stavano via anche 2 giornate, venivano ospitate per le stalle per vendere questo prodotto in più giornate, insomma, ecco. Questa piccola
produzione, diciamo, familiare era destinata all'uso di vendita, ma anche per il fabbisogno della famiglia. Cosa è successo? È successo che con l'avvento del terremoto del 1976 questa microeconomia agricola si è andata un po' a disperdersi e quindi diciamo tutte le persone hanno un po' abbandonato questa, li chiamavano i metal mezzadri, insomma, cioè facevano altri lavori, ma anche coltivavano gli orti. Ecco. Le donne erano quelle più dediche a questo tipo di lavoro e di vendita. È successo che dopo il terremoto è cambiata, si è perso questo tipo di produzione e sono rimaste solo 5-6 famiglie che hanno continuato a coltivarla solo per uso familiare. È successo che nel 2009, quando c'era la mostra delle mele antiche qui a Cavasso, avevamo messo un'esposizione di questa cipolla e tutte le persone di una certa età venivano e si ricordavano delle nostre nonne che andavano a vendere questo prodotto molto buono. E quindi noi abbiamo preso di Cavasso, abbiamo preso la consapevolezza di avere un prodotto buono, genuino e naturale, che era un peccato tenerlo per noi, no? Quindi abbiamo cominciato a sensibilizzare un po' gli agricoltori, di cercare di aumentare la produzione, e nel 2010 abbiamo creato l'associazione produttori di cipolla rossa. Quindi abbiamo creato anche un disciplinare di produzione, perché per poter produrre questo ortaggio bisogna seguire certe regole per tutelare il consumatore finale. Sono stati depositati dei marchi registrati. Poi nel 2012, nel 2013, con il supporto di Montagna Leader del GAL, con l'Università di Udine, il professor Miceli, c'è stato fatto anche uno studio riguardo la cipolla, perché la nostra cipolla è una cipolla dolce, tenera e delicata, cioè dolce non perché abbia più zuccheri, ma perché è meno piccante e risulta essere molto digeribile. Questo studio è stato fatto in due anni avendo confronto la cipolla rossa di Cavasso, la cipolla rossa di Firenze, quella di Tropea e la bianca Musona, in due anni con varie particelle qui a Cavasso e poi anche un campo a Sant'Osvaldo a Udine per avere anche diciamo un confronto anche della tipologia del microclima qui a Cavasso, che si addice proprio per produrre la cipolla, no? Sì, dal risultato finale, risultato che la cipolla è fonte di sali minerali, carboidrati, è ricca di vitamina C, contiene antiossidanti naturali, flavonoidi, in larga parte la quercetina. Ha un'azione diuretica e ha un'attività mucolitica anche. Ecco. Dopo, diciamo nel 2019, abbiamo cercato di fare degli spot, uno di un minuto, che in pratica era un scopo di pubblicizzare il prodotto, uno di 8 minuti che era molto tecnico in base a come produrre, come gestire la coltivazione, e uno di 31 minuti che comprende tutte le fasi di lavorazione. In più abbiamo inserito anche le testimonianze storiche delle persone anziane, perché per cercare di tramandare ai giovani il patrimonio delle nostre persone anziane. Ecco. Quindi adesso, se Chiara ci fa vedere le foto, noi possiamo dare un piccolo contributo al modo di produrre la cipolla. In pratica la cipolla è un ortaggio biennale. Cioè, cosa vuol dire biennale? Vuol dire che per fare il ciclo completo ci vogliono 2 anni. Cioè, noi seminiamo la cipolla per produrre il seme.
seminiamo il seme per produrre la cipolla. Allora, adesso vediamo la foto numero uno, che in pratica durante l'anno noi scegliamo le cipolle migliori, quelle che rispettano l'ecotipo nostro, rossa, tonda, schiacciata. Entro il mese di marzo le mettiamo giù a dimora. Prepariamo il terreno prima vangato, diciamo concimato con stallatico o letame ben maturo. Questo è molto importante, che sia ben maturo per non creare diciamo marciumi. Ecco, vengono seminate entro il mese di marzo, poi la cipolla comincia a crescere. Vediamo la numero 2, che cominciano, ecco, le foglie cominciano a spuntare passando col tempo. Poi andiamo verso il 3, ecco, si comincia a formare il fiore in pratica. Ecco qui, comincia a crescere dalle foglie, spuntano uno o due fiori, e dopo, andando più avanti con la 4, ecco, cominciano a maturirsi. E poi vediamo la 5, che è il fiore bello completo. Qui, in questo caso qui, le api fanno il suo lavoro di impollinazione, no? Ecco, il discorso dell'impollinazione è molto importante, perché bisogna stare attenti di non avere nelle vicinanze di almeno 500 metri altre produzioni di altre qualità di cipolle, se no l'ape va in giro e mi impollina la mia, rischia di rovinarmi la mia, il mio prodotto, insomma, ecco. Ecco, bisogna stare molto attenti, se no c'è la possibilità di fare il semenzaio per produrre il seme, creare una serra chiusa con una rete molto fina e al momento dell'impollinazione, in maniera che gli insetti, le api non possono entrare, inserire dei bombi che sono delle api apposite per creare l'impollinazione, oppure con dei soffietti. Bisogna fare l'impollinazione manuale. Questo per mantenere, diciamo, il prodotto originale. Poi passiamo allora alla 8. Alla 8. Ecco, qui il fiore verso agosto, così, è maturo. In pratica si cominciano già a travedere i semi. In questo caso qui l'apparato apogeo viene tagliato, viene lasciato finire ad asciugare nella carta, e in pratica viene strofinato e viene in pratica tolto il seme. Il seme viene dopo poi chiuso, dopo che è stato ben asciugato e ben pulito, viene chiuso ermeticamente in dei vasi. È consigliabile conservarlo in un luogo asciutto e buio. L'importante è non tenere tutto il seme in un solo vaso, ma metterlo, conservarlo in più vasi. Questo per cercare di eliminare l'errore di umidità, cioè se dentro il vaso ho delle umidità, perdo tutto il seme, invece così cerco di proteggere una percentuale di seme, perché durante la prossima semina può darsi, le nostre nonne dicevano certe volte, sono andata fuori seme perché gli è andato male, insomma, ecco, perché il contenitore magari non era ben chiuso. Ecco, questa è la produzione del seme, cioè noi entro marzo mettiamo giù le cipolle, queste qui in base all'andamento climatico stagionale, verso gli ultimi di luglio, i primi di agosto il seme è pronto. Ecco, adesso passiamo alla produzione della cipolla.
Allora, nella numero uno, in pratica, allora viene preparato il terreno, le classiche, la eca in frulano oppure la porca in italiano, no? Viene in pratica sempre preparata, concimata, sempre o con stalattico o con letame sempre ben maturo. E vengono, da gennaio, noi seguiamo molto le lune, no? Nel senso che noi cerchiamo di fare tutte le nostre operazioni nel periodo migliore possibile. Questo sempre se la natura e la stagione ce lo permette. Di solito tutte le operazioni vengono fatte in luna calante. Allora, in gennaio, in febbraio, luna calante, facciamo due semine in maniera più avanti, quando dobbiamo fare il trapianto, di avere un periodo un po' più lungo per fare il trapianto, di non dover trapiantare tutte le piantine un colpo solo che sono pronte. In pratica, a gennaio, luna calante, viene seminata a spaglio sulla porca i semi. Viene seminato, viene col rastrello battuto in maniera che i semi vadano sotto, rastrellato, poi è bagnato. Questo dopo viene coperto, perché fa freddo, viene coperto con delle piccole serre. Le nostre nonne una volta lo facevano con le canne del mais, facevano come delle piccole tende di protezione dal freddo, le proteggevano. Ecco. Dopo un certo periodo il seme butta fuori la bandiera e cresce sulla numero 2 che vediamo qua. In pratica le piantine crescono tutte fisse, insomma, ecco. Quando queste piantine, è chiaro che in questo momento qui bisogna fare delle lavorazioni, togliere le piccole erbe infestanti, controllare di bagnare ogni tanto. Quando la piantina arriva a una certa dimensione di 15-20 centimetri, che è di solito nel periodo da gennaio verso aprile, dobbiamo fare il trapianto. Il trapianto, ecco, se andiamo sul numero 3, viene fatto nella porca lunga grande e di solito cerchiamo di metterle in riga, cioè per poter dopo fare le operazioni di sarchiatura. Se sono in linea retta, queste operazioni vengono fatte molto più facilmente. Ecco. Di solito vengono messe non più di 15 centimetri da riga a riga e non meno di 12 centimetri per la fila. Ecco. È molto importante quando viene la pioggia, che torna il sole, si crea come una piastrella nel terreno, no? Cioè il terreno diventa molto duro, no? Allora c'è bisogno di fare queste sarchiature che servono per arieggiare il terreno e eliminare un pochettino le infestanti che dovessero crescere. Allora, e dopo c'è un'altra, passiamo alla 4. Alla 4, ecco, qui vedete un campo che è bello grande, siamo già verso i primi di luglio, in pratica la cipolla è fotosensibile alla luce del sole. Ecco, c'è da dire una cosa molto importante, ci sono le cipolle a giorno corto, a giorno intermedio e giorno intermedio lungo. La nostra cipolla è del tipo intermedio lungo, cioè ha bisogno di molte ore di luce per poter crescere e creare il bulbo. Sembra che abbia come un orologio biologico che quando le ore della giornata crescono, lei fa le foglie. Quando comincia le giornate a calare il tempo di luce, lei comincia a fare il bulbo. Ecco, dopo un'altra possibilità c'è sul numero 5, se vediamo, è la pacciamatura con la paglia. Cosa vuol dire la pacciamatura con la paglia? Vuol dire proteggere quando le piantine
sono appena trapiantate dopo un po' di tempo che hanno preso vigoria, no? Viene messa la paglia. La paglia serve per proteggere diciamo il terreno dalle erbe infestanti che dovessero crescere. Far sì che al sole non evapori l'umidità del terreno, quindi si può bagnare molto di meno. E dopo un'altra cosa molto importante, perché noi di solito su tutte le nostre coltivazioni, su tutti i nostri impianti, di solito mettiamo la rete antigrandine, cioè l'80%, 90% sono sotto le serre con l'antigrandine. Mettendo, diciamo, la pacciamatura con la paglia di orzo, che si crea come un filtrino di protezione, c'è la possibilità che in caso di tempesta la foglia possa prendere qualche piccola botta, insomma, ecco. Però possiamo salvare il prodotto, insomma, perché il spessore della paglia ce la protegge. Ecco. Dopo passiamo alla 6. Ecco. Vediamo le cipolle, perché generalmente le cipolle spuntano fuori dal terreno nella maggior parte dei casi, perché quando noi prepariamo il terreno è soffice, che facciamo il trapianto. Con le piogge e il sole il terreno si assesta e vengono fuori le cipolle. Le nostre nonne dicevano le cipolle devono sentire suonare le campane, insomma. Boh. Dopo, quando verso agosto, quando diciamo le foglie cominciano, il tubero è formato e le foglie cominciano a seccarsi, a piegarsi, quella volta lì allora cominciamo a fare la raccolta. Facciamo la raccolta e mettiamo, come il numero 7, e mettiamo le cipolle ad asciugare dei tavolacci di legno, perché avvenga la completa essiccazione, nel senso deve, le foglie devono essere asciutte, diciamo la pellicola della cipolla, del tubero, quello che è a contatto con la terra deve venire via facilmente e resta la cipolla bella del colore rosso-violaceo, insomma. Dopo, quando queste cipolle sono asciutte, cominciamo a fare l'intreccio. L'intreccio cosa serve? Serve perché la cipolla ha la forza nelle foglie solo quei 4-5 centimetri. Tutto il resto è fragile. Se noi dovessimo fare la treccia solo con la foglia e la cipolla, questa è fragile, si spaccherebbe e cadrebbero per terra. E allora cosa facciamo? Usiamo il palut, che sarebbe in latino carex pendula, è una pianta con foglie lunghe che crede nei ruscelli, nasce nei ruscelli e viene tagliata in agosto, viene lasciata asciugare all'ombra. Quando è il momento di fare le trecce, viene bagnata in maniera che riprenda la sua vigoria, la sua elasticità, viene fatto dei mazzi da multiplo di 3, 9, 12, 15, viene fatto le tre file di trecce, viene pesato il quantitativo di cipolla, mezzo chilo, un chilo, due chili, partendo dalle più grandi, andando verso le piccole, destra, sinistra, come vediamo nella foto numero 8, ecco, e viene fatta la treccia e poi viene chiusa con un nodo e viene applicato il cartellino dell'associazione produttore cipolla rossa, dove porta il lotto, il produttore, tutte le caratteristiche che compete in materia, insomma, ecco. Dopo queste trecce vengono appese, perché viene fatta la treccia innanzitutto per poterle immagazzinare meglio, così si asciugano meglio, anche perché è più pratico dopo per la vendita. Ecco, se dopo noi passiamo all'altra foto, l'ultima, le trecce che noi praticamente facciamo mercati, fiere, ogni produttore ha una piccola stanza anche per i turisti.
C'è da dire una cosa, che in pratica il pubblico privato viene venduta la cipolla in treccia, come dalle nostre nonne. Invece per i ristoratori viene venduta in cassetta. C'è da dire una cosa molto importante, che sul disciplinare, per mantenere il prodotto genuino, bisogna fare la rotazione, nel senso che quando io coltivo la cipolla in un terreno, dobbiamo per 2 anni coltivare un altro prodotto. L'ideale è l'anno prima della cipolla coltivare una leguminosa, cioè un fagiolo, i piselli, perché questo fissa l'azoto dell'aria nel terreno naturalmente. Poi consigliamo anche la consociazione. Cioè, cosa vuol dire la consociazione? Vuol dire abbinare al campo di cipolla anche seminare carote, sedano e prezzemolo, perché si aiutano a vicenda. Arrivano a debellare, diciamo, la mosca della cipolla. Ecco, per la mosca della cipolla si possono mettere anche delle trappole, diciamo, sono dei cartoncini gialli con della colla sopra, in maniera che questi vengono tirati da questa colorazione e riusciamo a limitare i danni nel caso ci fossero questi insetti, insomma. Ecco. Diciamo, adesso possiamo magari passare al video, che spiegherà molto più dettagliatamente tutte le produzioni, tutte le fasi. Più abbiamo inserito la testimonianza storica delle persone anziane, quelle che ci hanno tramandato questo prodotto tradizionale. L'associazione Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo è stata fondata dal 2010-2011. Gli ha vinto a produsi dai 9 days quintai di cigola. Ue dal 2019 si rivassa 15 produttori e contan 120 quintai di cigola prodotta. Cincia contà duchiu i compaesani di Chiavas e anche dei paesi vicini che hanno ricominciato a coltivarla per uso personale. Allora, questa sono io, questa è la Rosi, che in Australia sono solo dal nutro, so che sono Mari del Nuto, questa è la Luciana de Michiel, Lidia de Michiel, la Lisuta de Michiel, e questo è un intruso. Come Mari aveva fatto una ragione di vita, perché con questa cigola. Inchia non era originaria di Chiavas, era di Midun, ma sposata qui a Chiavas 70 anni fa, ha chiappato la cultura dalla cigola che l'ha insegnata a mia nonna e tutti i vicini di casa, tutti gli sciori vicini di casa. E io ho cominciato ad avere una gran passione di questa cigola, che cominciava il mese di gennaio,
rompi la chiera glaciata per seminarla e la finiva alla fine di agosto anche a fare il raccolto. Me non diceva, Nini, miseria, miseria, però che avevi l'ort, la centa, la vacchia, arrivavi a Ginevan, lavoravi, però eri strax ma contenti e sapevi apprezzare ce che avevi. Io ho cominciato a plantarla dal 1960. Mi ha insegnato Bierlinda. Mi ha insegnato a piantare ce che si faceva, a vangare, a mettila, in riga, dritta, la terra che sia come il veluto, perché se la plantava col dito così, e aveva da essere pulita. Mia madre praticamente l'ha fatta non perché lo sapeva da prima, l'ha fatta per bisogno. Ossia, mia madre ha sempre avuto tre ors, perché cogneva fa anche un bel po' di produzione. Disegno pare il muore dal 59, e già prima aveva imparato e vendeva non solo a cicola, vendeva anche a tutti gli plantuti. Però disegno come frutto maturo ha venduto solo la cicola. Io non l'ho mai dovuto vendere neanche ai, a faceva anche all'ai, ma lo faceva per casa. Mio nonno aveva pochi, insomma, dopo erano anziani, ma chi? Okay, la gran parte faceva cigoli e dopo c'erano a vendili. E anche su per Tramonti, su per là, a Manià, in campagna, dappertutto. Anche in te, tu avevi vissuto conto della cigola, con i picco e i manco. Comunque, le famiglie a chiesa facevano un po' di picco, perché avevano anche a vendila dopo. E noi avevamo la solita prassi con la semenza, si facevano le sue plantine. La nostra zona era quella di Stagliano, ora la Meduna, si chiamava Stagliano, io per tutte le zone. L'altra villa era un po' più portata per come cigola, che veniva più bene, massimo solo alle Medune, sulle rete, la veniva bene. E noi piantavamo questa benedetta cigola, allora li vedo nonni vecchi, una si metteva la sud all'ordine che era le plantine e chiavava, e che altra mia nonna, mia madre, faceva la scuola, portava solo le plantine, e che altra mia nonna le replantava. Mi pensi che mia nonna, io avevo i maseri e i recannassi, e io avevo i filas di vis, sotto i filas dalle vis, era do coltivata verdura, ma più di due cigola. Il recannassi era un chianton che aveva io a punta, qui era nome cigola. Dopo qualche giorno, a tirare su le cigole che maturi e da lei che mia madre metteva astro, sosini. Così io veniva a chiedere qualcosa lì di cigola poveretta e io con il macco dei flori. A volte le dam, allora ti ven biela e dopo sempre cura la erba, perché ti ven su subito e tu e furigala con stec. Sempre come per saparla. Parlando delle fasi di produzione della cigola, i partin con il mese di gennaio-febbraio. Preparano il terreno e fasin la semina. Verso dopo la fine di aprile o i primi di maggio, i fasini trapianto.
tutti i lavori che noi facciamo, sia di semina, sia di trapianto, sia dopo via dalla coltivazione, dovevamo seguire un disciplinare che aveva fatto l'associazione, no? Un disciplinare che al vieta ovviamente da mettere in questa cigola di gerbans o concimi, quindi alle nome un lavoro manuale e dove si può mettere solo il nome Ledam o eventualmente stallatico. Trapianto abbiamo fatto tutta man, oppure le qualche produttore che al DDUE ha la provata a meccanizzarsi con la trapiantatrice, quindi tramite il trattore. Passando dal trapianto alla crescita delle piantine, vado in via un qualche mese, quindi arrivano fin a luglio ed agosto. Però in questo periodo comunque la cigola non viene lasciata da sola, è l'erba da curare, è comunque da bagnare e da muovere il terreno per dargli aria, per dargli respiro. Il lavoro più grande che secondo me bisogna fare è quello da lieva erba. Perché non vinto la possibilità da usare diserbans, bisogna levare erba manualmente. Ecco, e questo è un lavoro che fai durante l'estate. Do 3 ore al dì, visto che sono in pensione, invece di essere in osteria, mi sto lì a curare erba. Con la nascita dell'associazione, sia erin dalle famiglie che avevin la semincia e facevin autoproduzione. Quindi, ad esempio, quest'anno noi avevamo plantato le cigoli che è pibieli per produrre la semincia che useremo il prossimo anno. Però, appunto, come dicevi, con la nascita dell'associazione è stato necessario creare un semenzaio sempre dal paese di Chiavas, però lontano dalle altre coltivazioni, noma di cigola. Uvi savin che noi plantiamo lì cigoli miei, avvenin su, in che uvi alle bisogna di curali, di attirare l'erba, bagnali, controllali. E da qui venirà fuori il flor, e il flor dopo si seccherà, avendo tagliato e avendo curata la semincia. Importante, per cui che volta che la produzione della cigola rossa di Chiavas alle seguì le regole del disciplinare di produzione. Alle una sorta di regolamento, una linea guida per tutti i produttori e per la coltivazione della cigola. Thank you.
Il palud è un'erba di palude, che no solitamente ci attanga dai borghi circostanti di Chiavas, ma si arriva in Chiatalu dalla zona di Sequals, cresce in zone paludose, dove cale dai corsi d'acqua. I Chiatan in Chial Flour, che cresce e che fa la semincia. Quindi, no, in Chiauvi, in Chisciulti, in Sagni, che viene utilizzata in paluti, e viene attaccata in Chia a Semenalu, perché gente davanti con l'attività della cigola, il palut curando di qua e di là, veniva manchia. Quindi, oltre che la cigola, viene attaccata a semena anche al palute in qualche corso d'acqua vicino di casa. I pudini tirano da mai fin d'agosto, comunque le biel vert. Il palute serviva da supporto per fare la treccia della cigola, perché la cigola ha fuori i primi 2-3 cm di gamba, che altra dopo risulta fragile. E allora il palute se ti adesi in all'ombra, dopo un mese si veniva tornato a bagnare. Quindi lui riveniva, chiappava la sua elasticità e ne tagliava le mani quando tu avevi da intrecciare. Ma tu sei già venuto a fare, ma che avevi un tocco che faceva nome, la madre di mia madre, la sua fama, no? E io avevi un bosco, non ora, per me, anche la sala proprietaria. E già insomma ho visto che il bosco io sommiavo seminato e rabbiella, noi che la portava in chiave, la secchiavi. E dopo quando era secchia, che ti cominciava da fare la streccia, te lo mettevi in muoio, che se torni a rivenire, no, si rompe, no? E facevi la streccia. Io già vengo tra Sequalse e Dusà, in Talmiezza, era tutta qui trinosa, non era nessuna bonifica. I musei volontari, perché erano in Bustins, grossi come... E se dentro ho visto, tu tornavi beccato, perduto. Io stavo dentro ogni tanto, e già vivia, perché non tu potevi resistere, un po' che io davi col sesul, no? Tu tagliavi, tu facevi le mani, io avevo il coso, prendevi il coso di questi mani di palude, e dopo lo metteva via, e quando aveva da fare sulla cigola lo metteva in muoio, perché il torni a rivivi, a diventare elastico, allora anche a tagliarlo. Sì, la taglia, il paluto, le... tu da stare attento, se ti aiuta l'immato, da taglio di un volo. Da qui arrivano solitamente alla fine di luglio, inizio agosto, però dovendo sempre tenere presente la stagione, c'è un cavallo, c'è un calè il timp, i pudini arrivano anche all'inizio di settembre con la raccolta. E da via poco i tacan apparecchia l'intreccio.
per un po' di anni io seguì la mia femmina che le costruiva e in che maniera è nato un pari, perché che tu conservi che l'altro è nato, se non tu provi a lavorare per, da te stessi, ma tu non tu riesci a fare. Che il momento che è molata servì, è attaccata a lavorare, e dopo sì, pian piano tu fai i primi disegni. Ovviamente la cigola abbiamo fatta, potete farla da mischilo, potete farla da un chilo, potete farla da 2 kg. Ecco, prima il chilo della cigola, che generalmente è il quarto da chilo, abbiamo preparato sulla tavola, partendo dalle cigole più grossi, arrivando alle cigole più fini, dopodiché si comincia l'intreccio. Stanta tens che ovviamente se il gambo o col timpa al si secchia, che non si stacchi, altrimenti a tocchi rifà tutta la treccia. Ecco. Una volta fatta la treccia, avevi pesata, qualche fasina la treccia e la facevi un attimo più abbondante del chilo, calcolando che si secchia magari dal timp, no? Che si suia, e quindi che sei al peso giusto quando avevi venduta. Dopodiché gli metti su i cartellini dall'associazione, che questo è importante, perché il cartellino al vuol dire che la cigola è stata prodotta da un produttore che è associato all'associazione e rispetta il disciplinare che le vendite dell'associazione. L'uso era molto familiare, no? Perché mia madre e mia nonna erano bravissimi lavoratrici da loro, però sul fatto della vendita erano un po' timidi, allora in questo caso chi veniva aiutati da mia nonna Alvira, da mia nonna Anita, oppure mia madre agiva con altre persone che devi una mano. La vendevi, sì, agiva vendita, la cucciuta in Plaza Mania, denato l'albergo qui al Montenero. E poi veniva il posto col corso. Se no, c'erano i palicchiasi, i por di paese, attraverso, mia madre e mia nonna, c'erano por la chiesa. Così di domenica vedevi subito la cigola. Io, di quando ero canaglia, veniva a comprare la cigola a casa, o veniva di su lassù, e se la comprava, che a Chievole se veniva. Le femmine da Chiavas, col coscio, pleno di cigola, la scialinava e se la chiappava su. Sì. E dopo, io se venivo io a Chiavas, la veglia mi deve il cigolì, la veglia, e io piantavo la cigola. Mia madre faceva la cigola, sì, e ageva col mus, io per caorle, e la Ines, che è di Paolinchi, della Valentina, e la banda Bier, agevi loro tre, dopo col mus, agevi giù, e vendevi la cigola e devi la blava. Però ai tempi prima di mia madre, mi contava mia nonna, che partivi addirittura con la caretta, stavi via 2 dì, agevi giù zoppola, valvasone, giù di là, e portavi sulla blava. Ma c'è chi che su blava gialla, che da noi non era, erano moche blanche per fare la polenta. Qui la paiavi. E di fatti via Parmanisio, per là, era una famiglia, ma una che mi era stata dal Chià, che d'accordava allora che arrivassi, perché si offia l'erba là, qui Renos, e chi comprava 3-4 riesti, che chi li faceva lessi come diuretico. L'Agna Maria, l'Agna Mariutta. Che era una signora vedova, che carità, era piccola. E aveva il mus, aveva la mussa, e toccava la carretta, metteva su i sorriesti e ageva, non so, in dulà, a Puorina, partiva la mattina
di solito è la moussa, che la moussa era il nostro giocattolo, mio di Renato e di Bruno. E aceva e vendeva, perciò non aveva nessun reddito. Io ogni tanto che mi pensi, diciamo, vivevi questa femmina. Però viveva con questo, ecco, io con le cigole, già. Erano telefonate da Udin, che di Basevi, che aveva il negozio via Mercato Vecchio, non sai se le intimò. E praticamente decoravi con le riesti, oltre alla riesti di cigola, e avevamo metto, non sai, i listini, la blava, certo, qualche mag di ca, intonavi all'autunno e prodotto dalla chiera. E già insumo e portavi subito duro e attaccavi a fai doma. E già su. Quando arrivavi in lagna, arrivavi un corso, ci calassava. Tante volte ti lasciava poca roba, e arrivavi in lassù giù, e vignei con le scarte, e non mi inacchiappava una volta con la bicicletta, già su per in lagna, carghi, staccato lassù, e avevo finito venire a fai donna. Sì, dopo sono dei gente che dicevi, signor Paron, che vignei oggi, le diele a rosa, la treccia, sì, la cigola, così. Sono vari la cigola non bisogna sotterrare tanto sotto, ha bisogno che senti il suono dei campani. Mario la faceva per via vendi, disegna. Faceva tanta, faceva vendi, e con chi vessi si comprava noi, a me e mio sorello, mio frati, si comprava gli scarpi, si comprava il caputtutto, si comprava che robe sì, che per lui era una gran soddisfazione. Questo è stato a Fana, sa che il ponte che va da Darva, mi lo buttava io per là per non venire a casa qua ci vuole. Perciò era la buona di vendita, bisogna saper fare. E una femmina gli ha detto a menare, signora, voi sapete fare, la sua amica lassù me le dà sempre, ma la una parlantina, la dico. Perciò per vendita ti vuole la peraula e saper parlare, perché se tu si metti qui a farsi nessuna attitudine, bisogna dire è bella, è pulita, è buona. Sì, e chi hanno con chi dicevi, chi sta ti racconti? Ieri a Muinta, sai la calera a Muinta, non era chiara di tanti. E su, signora, che tu la cigolina mi piace, ma su è tan buona, a metto un po' di formai dentro, la taglia piccola piccola. E a me non mi piaceva, non mi piaceva la cigola. E dopo ridi per la sapa, cioè direi, io tu l'avevi fatta tu e a me non mi piace. È vero questa qui, eh? Ah, mi pensi. Una volta la pasta asciutta, qualche volta le rabbie di pomodoro e non la cigola. Sì, chiaro, da gusto, non era. Fate a me da canaia, non mi piaceva, ne potevi. Non la sopportavo, disegno, mangiare. Sì, adesso con la fiesta della cigola, disegna le salta fuori, anche qualche ricetta nuova, disegna. Il consumo è aumentato un brum. Era un petit, aveva un prodotto così buono come la cigola nostra, che è dolce, tenera e delicata, ma non perché aveva più succari che altri, perché meno è manco il piccante e risulta essere più digeribile. Di due possessi mangiare in qualsiasi tipo di piatto, noi abbiamo preparato qualche esempio. Io avevo fatto le cigolutti in umido e avevo tolto il formai sia fresco che stagionato e l'avevo abbinata ai nostri composti, e questo è un buonissimo abbinamento per i formai. Oppure con la cigola fasin l'agrodolce, buonissimo da mangiare con i salumi della nostra zona. Da qui i pudding fa anche dalla roba quetta, quindi possessi un piatto semplicissimo come la fertaia, oppure la zuppa di cipolla. La zuppa di cipolla disinca il piatto tradizionale nostri, è sempre stata fatta, è il piatto più semplice che al DDUE e anche in passato veniva fatto. Thank you.
Allora, a un certo punto, mia madre è morta, e vimmi tutto in tala lapide una fotografia che praticamente è talorto, con le massie lì in mano, e praticamente vi ho fatto un santut, come ho detto io gli ho fatto una dedica, e io sono per Furlan, ai Cigola, un po' di tutto, tu mettevi stalur tutto, tu suoniavi par da bon e non dormi per passione. Alle ore da fa fiesta, fai la sulla torriesta, mi dispiace che mi devo dire che commuove tutti questo video, di questo racconto corale degli abitanti di Cavasso che ci raccontano la loro storia, che non è solo la produzione della cipolla, ma proprio una storia di vita vissuta nelle nostre comunità. E io volevo fare, io la seconda volta che vedo questo video, tutte e due le volte veramente mi commuovo, ed per capire quanti sacrifici hanno fatto i nostri nonni, i nostri genitori, ed come però i prodotti della terra, che adesso un po' svalutiamo, nel senso che andiamo a comprarli, a comprarli sul banco del supermercato e non capiamo effettivamente il lavoro che c'è dietro, in particolare quando ci si mette tanta passione, come effettivamente abbiamo visto i produttori della cipolla, che non sono cipolle semplici, ma vedete, un prodotto bellissimo, con un colore bellissimo, che non sono, dico io, quelle che sono nel supermercato. Però volevo chiedere alcune cose, volevo intanto sapere se voi avete delle curiosità, poi dico io, dai, se no parlo sempre io. C'è qualcuno che magari ha alzato la mano, e Margherita e Chiara vi danno poi la parola. Se volete chiedere qualcosa a Claudio, Claudio ci sei, vero? Magari hai sì, sono. La videocamera, così ti vediamo. Ci sentiamo, Nives. Io dovrei dire che la cipolla l'ho sempre vista, sì, da piccola, perché qui dove abito, nella borgata, le persone la coltivavano tutti e andavano a venderla, quindi riprendere questa coltivazione per me è stata una soddisfazione. E poi anche con Claudio, sì, ci vediamo sempre, anche con tutti gli altri produttori, e ci scambiamo le nostre impressioni e il modo di coltivare, insomma. Grazie Nives. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Basta che alziate la mano ed avete l'occasione di capire. Io qualche curiosità ce l'ho, però volevo, se c'era qualcun altro che aveva qualche curiosità sulla coltivazione piuttosto che sulla vendita, anche dove si trova. Ad esempio il signor Massimo, che vedo Zurigo. Massimo Melocco, viene da Zurigo? Lei abita a Zurigo? Buonasera. Sera. Io sì, abito a Zurigo, però in questo momento sono in Friuli, sono a Clauzetto. Ah, lei abita a Zurigo e qui adesso è a Clauzetto. Conosceva la cipolla? Sì, sì. Di Cavasso? Sì. Approfitto per chiedere dove si potrebbe comprare. Claudio, dove trova il signor Massimo? Trova la cipolla? Allora, la cipolla è chiaro che è un prodotto stagionale. Adesso le scorte sono quasi tutte finite, insomma. Ecco. Come dicevo prima, ogni produttore ha fatto una piccola stanza dove ha fatto un punto vendita sull'azienda agricola.
dove c'è ognuno di noi ha messo la televisione con il video, cerca di dare non solo fare la vendita, ma anche spiegare il prodotto, perché è importantissimo questa cosa qui, no? Spiegare il prodotto, come viene fatto, perché oltre alla cipolla facciamo anche le composte. Quindi si va sul sito dei produttori della cipolla rossa, vede tutti i produttori col numero di telefono, lei chiama e si reca direttamente in azienda. Oppure noi facciamo le fiere, i mercati, certi negozi, negozi di una certa particolare, insomma, ecco, quelli quelli che vendono prodotti tipici tradizionali del nostro territorio. Ecco, questo grazie. Volevo dire. Grazie mille. Questo Claudio il sito, vero? Sì. Quindi che veloce sei. C'è anche una pubblicazione, vero Margherita, sulla cipolla? Sì, adesso la cerchiamo. C'è una pubblicazione dell'Ecomuseo. L'Ecomuseo ha fatto una pubblicazione sulla cipolla rossa di Cavasso. Se voi andate nel sito dell'Ecomuseo, vedete pubblicazioni e media sui libri. Vi ricordo che sul sito dell'Ecomuseo possono anche essere visti, oltre che i libri, anche tutti i video che noi abbiamo prodotto. E nella sì, Rita, volevo dire. Rita, volevo dirti che abbiamo, sì, che abbiamo anche il ricettario fatto in collaborazione con l'Ecomuseo. Sì, esatto, avete fatto il ricettario. Esatto. Nel frattempo io volevo, se ci dici, visto che il ricettario non è reperibile, come si fa la minestra di cipolla, passo passo. Qui bisogna che ci sia un cuoco. O signora, dove è la signora Nives? Magari la Nives, ecco, è più indicata. La Nives ti dici come fate passo passo la cipolla, perché io l'altra volta che ho visto questo video sono tornata a casa e mi sono fatta di la solito minestra. La mangio. E poi non l'ho più fatta. Adesso stasera mi è venuto in mente che magari domani potrei anche farmela, però dai, mi ridici come devo, perché l'altra volta me l'avete detto, adesso non mi sono dimenticata. Beh, bisogna tagliare sottile a spicchi la cipolla. Mi scrivo, con un po' di olio e poi lasciarla non rosolare, giusto che sia un po' appassita. Poi si aggiunge l'acqua e un po' di sale e un dado e si fa bollire fin quando è si vede la consistenza, non che sia liquida. E poi si mette nel piatto con una bella fetta di pane brustolito e il formaggio e si versa sopra la zuppa, insomma, la zuppa di cipolla. Un po' troppo tardi adesso per farla stasera, ma qualcuno magari no, mi viene voglia di qualcuno aggiunge anche il pepe. Qualcuno aggiunge anche il pepe. Un po' di pepe anche. Anche sì, se dipende. A chi piace. A chi piace. Altro vi ringrazio della vostra partecipazione, vi invito a partecipare anche gli altri. Ci sposteremo di qualche chilometro da Cavasso la prossima settimana, andremo a Pinzano al tagliamento ed andremo a conoscere un'altra azienda. Questa sera abbiamo conosciuto alcune aziende di Cavasso, andremo a conoscere un'azienda che produce mele. E due giovani ragazzi del nostro territorio che hanno avviato questa attività di produzione di mele antiche, cioè le antiche mele antiche del territorio, quindi non mele normali, quindi non la tradizionale melinda, ma una ricerca di una produzione che era quella delle nostre tradizioni. Ci parleranno di mele antiche, ci parleranno di piccoli frutti e del loro laboratorio dove trasformano questi prodotti e ne fanno succhi, ne fanno altre produzioni. Quindi vi invito tutti anche il prossimo giovedì a stare qui con noi un'oretta, qualcosa di più di un'ora questa sera per un altro passaggio su questo territorio, sempre sulle produzioni e sempre sulla tradizione.
Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Saluti a tutti. Notte. Buonasera a tutti. Buon Ives. Ciao Claudio. Ciao Rita. Ciao, ciao Chiara. Ciao Claudio, grazie. Ciao, ciao. Buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti, notte. Buonasera. Grazie, buonasera.